Oggi è un evento particolare e importante per la Stabio. In 30 anni di storia non è mai stato fatto un evento simile per la presentazione di un quadro. Perché riteniamo che qui dietro ci sia un'opera d'arte che per Trieste, per la nostra città, sia fondamentale e sia un capolavoro. L'opera di Vito Timmel, Gli Infelici. Il capolavoro di Vito Timmel svelato in un'anteprima dell'asta che la Stadion di Trieste, con sede in riva Tommaso Gulli, è pronta ad aprire il 23 ottobre con partecipazione online e telefonica. Intanto, a partire da domani mattina, sarà possibile visionare la grande tela. Viennese di nascita, ma di fatto triestino, Timmel si formò alla scuola di capi d'arte alla corte di Eugenio Scomparini. Simbolista dallo stile secessionista, fu molto influenzato nella sua opera da Gustav Klimt, fatto che si nota anche nel dipinto Infelici. Un gioiello assoluto, una cosa che mi ha dato molta soddisfazione perché secondo me è uno dei quadri più importanti mai eseguiti dal pittore Timmel. È un quadro dei primi del Novecento, pubblicato, che ha fatto delle mostre già nell'epoca e che Silvio Benco in una sua scrittura parla di un quadro forse dei più importanti mai girati in Italia. Gli Infelici avrebbero dovuto far parte della trilogia degli eroi e fu l'unico pannello che Timmel completò interamente e che espose per la prima volta a Roma il 20 settembre del 1920 in occasione della Biennale d'Arte della Capitale. Dunque il quesito a cui i curiosi attendono risposta: quanto vale? Ma il valore lo sapremo dopo, è un quadro importantissimo che dovrebbe finire in museo in realtà. Noi partiamo con un prezzo base di 35.000 euro.